you make everything all right. When you hold and you squeeze me tight. But you make everything all right. When you hold and you squeeze me, squeeze me. But you make everything all right. When you hold and you squeeze me. Brooklyn boy, born and raised, chopping lines. Hey, hey, it's my birthday. Oggi l'Italia intera si è svegliata con una certezza. Stasera debuttano le nuove veline. Sono Federica Nargi e Costanza Caracciolo! Dai, neanche 20 anni. Da semplici studentesse a protagoniste dello showbiz. Dottor House, pure te non hai tutti i torti. Tutti mentono, ma come scampi i dati Aurite? 10 milioni di italiani hanno visto la finalissima. Anche se ora tutti fanno i finti intellettuali. Parliamoci chiaro, Sorrisi, Pagliette e Chapet vincono sempre. Occupazione velina, ma è davvero un lavoro? Come potrei farlo? Beh, per la velina magari non ho il fisico, però il tronista. I giornali parlavano addirittura di migliaia di ragazze che si sono presentate ai casting. Io adesso mi sto ritrovando ad essere nel luogo che ho sempre sognato. Ma perché? La nostra è una generazione di veline tronisti? Certo che stare in TV. Veline e tronisti sono davvero i modelli vincenti di oggi? Vincente. Il dizionario della lingua italiana definisce vincente una persona che riesce bene in tutto. Quindi Leonardo era un vincente. Inventore, architetto, ingegnere, musicista, pure tanto altro. Metti mia madre che non ha studiato. Lei dice che avrà vinto il giorno della mia laurea. Ha ragione mia madre o Costantino Vitaliano? È più comodo stare sui banchi dell'università o sul trono della De Filippi. Che fai, studi? Sì, studio economia, sto scaricando un po' di programmi per matematica. Che idea ti sei fatto della TV di adesso? Guardando programmi che sono soprattutto alla sera, non vedo grandi, diciamo... Cultura? O... Grande, vabbè, a parte quello, grande cultura, grande... Cioè, insomma, non parlano spesso persone serie in televisione, ma solo chi ha un bel aspetto, oppure chi è per me, per altri meriti, diciamo. Se ti arrivasse l'offerta di lavorare in televisione, cioè tu saresti disposto a lasciare per, diciamo, soldi e guadagni facili, come può essere quello di un tronista, per esempio? Ecco, io un tronista no, però diciamo per un'altra proposta valuterei molto attentamente la proposta e prenderei una decisione. Prima però vorrei sinceramente finire gli studi, cioè almeno 3 anni farli, insomma. Posso chiederti se puoi lasciarmi uno di questi concetti, riassumermelo qua su questo mio casco. Partire da zero e realizzare i propri sogni. Ciao ragazzi, voi studiate qua? Sì. Di cosa fate qua? Economia. Economia. Voi siete indipendenti o diciamo ci sono ancora i genitori che vi aiutano, vi pagano gli studi o... Grazie a Dio sì. Sì, sì. Grazie a Dio, perché è difficile adesso no, trovare perché qualcosa. Ho provato più volte a lavorare, però è estremamente difficile lavorare e studiare insieme. Insieme? Tu vivi ancora con i tuoi? No, io mi sono trasferita a ottobre qui a Milano. Però non sono... sei di Milano però? No, sono salentina della provincia di Lecce. No, io lavoro, ovviamente non sono completamente indipendente, però faccio quello che posso. Mi dà fastidio l'idea di avere 20 anni e di dipendere ancora dai miei. Ho seguito la maturità classica nel 2006 e mia madre mi ha iscritto a Miss Italia. Quindi è nato tutto così per caso, sono arrivata in finale, ho preso la fascia nazionale e ho cominciato a lavorare per loro un anno. Dal momento lavoro come fotomodella per diverse agenzie. Fotomodella? Sì. Quindi ho i miei contatti, il mio bancomat, i miei soldi e tutto quanto. E com'è l'ambiente del fotomodella? Tanta falsità, tanta rivalità. Diciamo che le ragazze non... Sì, le ragazze non sono proprio il massimo, non ci sono grandi principi. Quindi l'ambiente in cui lavori tu, l'ambiente dello show business, così non è come appare in TV? Sono sempre esistite ragazze che scendevano a compromessi. Purtroppo esistevano ed esisteranno sempre. Però ci sono ragazze più intelligenti che... fanno i casting e riescono a lavorare tranquillamente da sole.
Tipo, se ti proponessi di fare la velina in sé non c'è nulla di male in farlo. No, non c'è assolutamente nulla di male. Anzi, conosco anche le ragazze che sono le attuali veline. Sono delle bellissime ragazze simpatiche che hanno voglia di studiare e mi auguro che continuino gli studi. Il bello di questo lavoro è che alla fine ti diverti, lavori poco perché stai davanti alle telecamere, davanti agli obiettivi, scatti foto, non fai nulla di più e ti pagano tantissimo. Poi c'è tanta gente che studia, che magari si fa 5 anni di università, tanto di rispetto, lo sto facendo anch'io. Poi finiscono, devono fare la gavetta e cominciano con guadagnare 1000 euro. Io fortunatamente 1000 euro li guadagno in un giorno di lavoro. Per il momento che sono ragazzina, ne ho 20 anni, ne approfitto e ho i miei soldi. Com'è che faceva quella canzone? Faremmo volentieri a meno anche di quelle con il sol pensiero che far vedere il culo lo si possa definire un lavoro. Certo, belle parole, però anche il ritmo di boom boom boom, chica boom, spacca. 1000 euro per 2 scatti, sti cazzi. Vuol dire che li guadagni in un mese a fatica. Scusa, posso farti una domanda? Qualche domanda? Lavori qua in officina? Sì. E com'è la vita in officina? È stressante? Lavori tutto il giorno? Lavoro tutto il giorno. La mattina a che ora ti alzi? Tipo? Alle 6:20, arrivo qua alle 7, vado a fare colazione e inizio a lavorare. Fino alle? 6:30. Ti capita mai di guardare i programmi di puro intrattenimento come possono essere i reality show o Striscia la Notizia? Grande Fratello, Striscia la Notizia. E che idea ti sei fatto? Ti piacciono questi programmi? Sì, non sono male. Delle persone che lavorano in quel campo, quindi sia nei reality show sia negli altri programmi come possono essere appunto Striscia la Notizia, quindi i cosiddetti tronisti e le cosiddette veline. Non sarei portato. Ma anche se, insomma, economicamente ti porta un sacco di guadagni, un sacco di fame. No, non è per me. Non lasceresti mai il tuo lavoro per fama e soldi facili? Lascerei il mio lavoro per andare a giocare a calcio. La vita va presa come viene. Fabio mi ha colpito la concretezza. È felice di quello che fa e si sente realizzato. La sua tuta da lavoro sporca di grasso è lontana anni luce dai 10 cm di stoffa che coprono le veline. Della serie La classe operaia non va in TV. Forse è più attratto da quel mondo dorato chi vive problemi veri, come quelli che stanno alle White di Rogoredo, le case col tetto di amianto. Ciao, come ti chiami? Io sono Riccardo. Io mi chiamo Gigi. Quanti anni hai? 19. 19 anni, quindi hai appena finito di studiare? Sì. Che cosa hai fatto? Il professionale, sto cercando lavoro. Guardi la TV quando sei a casa o fai altro? No, guarda la TV. Musica. Che tipo di programmi guardi? Vabbè, ogni tanto la sera se c'è Dr. House, se no se c'è qualche partita. E delle persone che ci lavorano dentro, che idea ti sei fatta? Che sono solo stupido, è comandato. Ma è conto Costantino? Ha avuto la fortuna. E hai visto le veline ultimamente? Ho visto le finali, penso. Mm-hmm. E cosa ne pensi di loro? Che una è entrata là perché era insieme a uno del Grande Fratello. L'altra forse che era molto più bella delle altre. Senti, un'ultima cosa. Mi ha fatto davvero piacere incontrare una persona come te. Se puoi lasciarmi un pensiero sul mio casco. Meglio farsi il culo che il calendario. Goffredo ha in mente la laurea. Gaia, che nel mondo della TV già ci lavora, sogna un posto da manager. Fabio è contento di un lavoro come tanti. Gigi mi dice di non riconoscersi nel modello Costantino. Insomma, sembra che i ragazzi della mia età non pensino al mondo delle veline come a un mito. Sarà che forse ho incontrato solo quelli che meglio farsi il culo che farsi un calendario. Però, perché Gigi gli orecchini si elettronista? Dove sono tutti quelli che fanno ore di coda ai casting per diventare famosi? E quanta gente starà guardando Striscia in questo momento? Eccola qua la fabbrica dei sogni. Federica e Costanza, le veline! Bravo, signoressa! Chissà Federica e Costanza cosa mi scriverebbero sul casco. Magari il numero. Magari.